anche la prova di un programma che abbiamo in mente per il paese. L'Italia è il paese che deve investire sul turismo sostenibile, sugli hotel diffusi, sulla natura integrata all'arte, e qui ci sono tutti questi elementi insieme. È una grande prova di rilancio, è un modello che noi vogliamo costruire nel paese, quindi la mia presenza qua oggi significa sostenere, aiutare e anche investire come esempio per il resto d'Italia. Ministro, il 1° marzo lei disse che l'Aquila e i beni culturali dell'Aquila sarebbero stati ricostruiti entro 5 anni, ma ancora il MIBAC non ha un direttore, diciamo, che paghi le imprese che protestano settimanalmente. Che cosa si può fare? Il MIBAC ha un direttore che fa cente funzioni, che ha preso possesso, ha i poteri necessari, ma soprattutto la riforma del Ministero andrà a regime entro il 1° gennaio e quindi si risolveranno questi problemi come altri. Vicepresidente Lolli, una giornata importante, però un dato politico anch'esso rilevante, la presenza dei sindaci che conferma quel fatto che diceva lei, cioè il fatto che il progetto parte dal basso, dal territorio. Sì, certo, parte dal basso, dai sindaci sicuramente, dagli usi civici, però parte anche dagli operatori, perché un progetto turistico funziona a due condizioni, come ho cercato di dire: se da una parte c'è dal basso, diciamo, gente che decide di investire, decide di creare, e dall'alto ci sta qualcuno che mette a disposizione risorse e strumenti. Ecco, questo la regione lo farà. Ci stiamo lavorando molto seriamente, io in particolare sto lavorando al reperimento delle risorse, e vi assicuro che adesso Luciano Alfonso ha usato parole molto impegnative, io sono lievemente più prudente, ma è vero. Ci sono risorse da fondi comunitari e poi le risorse del terremoto che verranno messe a disposizione per le attività da fare qui, sia per alcune attività infrastrutturali, sia per le attività a favore degli operatori che vogliono avere idee nuove sulla recettività. Ha una condizione però, perché un distretto turistico a questo serve a rovesciare l'idea culturale dell'approccio turistico tradizionale, cioè andare a ricerca di consumatori, no? No. Noi andiamo alla ricerca, questo ci dice la legge, ci dicono le nuove tendenze del turismo, andiamo alla ricerca di persone, di cittadini che vengono qui a fare un'esperienza. Si fa un'esperienza in un posto meraviglioso come questo, però si fa un'esperienza se si è accolti adeguatamente, se ci sono dei servizi, se ci sono le attività che si possono fare, se c'è una gastronomia di livello. Noi quindi dobbiamo, siccome ce le abbiamo potenzialmente queste cose, ma parliamoci chiaro, ci abbiamo ancora tante cose che non vanno in questo nostro Gran Sasso. Fare il distretto turistico significa adeguare le tante cose che ancora non funzionano e metterci a livello. Citando D'Alfonso, i presepi dell'abbandono, gli impianti di Campo Imperatore, non ci sono i soldi per comprare il gasolio. Appunto, la realtà, no, tra la realtà e quello che vogliamo fare c'è questo livello. Le due... stabilito che le due stazioni, cioè Campo Imperatore, non sono il Gran Sasso. Qui spero che si sia capito che noi non abbiamo un'idea di uno sviluppo turistico che si fonda su gente che viene a sciare sulle piste. Quello è un pezzo importante, ma un pezzo, e tende sempre più a essere un pezzo tutto sommato non centrale, non essenziale, però anche quel pezzo deve funzionare. E su quello, come è noto, è stato detto qui garbatamente, ma insomma noi abbiamo sì un problema di completare l'infrastrutturazione, sostituire impianti vecchi eccetera, ma abbiamo anche un modello da cambiare. La gestione pubblica è una gestione demenziale e che non funziona, bisogna passare a una gestione privatistica di quegli impianti. Io continuo a essere convinto che il pubblico si deve occupare di scuole, di ospedali, di servizi sociali, ma non di SCLIF. Gli SCLIF li gestisca chi lo farà.